Oltre a mostrare i documenti molto forti, Gianluigi Nuzzi assieme ad Alessandra Viero accoglierà in studio Carolina Orlandi e Ranieri Rossi, rispettivamente figlia e fratello del dirigente che si battono dal primo giorno, insieme a tutta la loro famiglia, affinché vengano risolti i tanti dubbi su questa vicenda. Nel corso dell'intervista, Carolina e Ranieri percorreranno tutte le tappe del giallo, per proseguire nel loro obiettivo di mantenere sempre alta l'attenzione mediatica sulla morte di David Rossi. Quarto Grado si soffermerà inoltre sulle recenti parole di Michele Misseri rivolte alla mamma di Sara Scazzi, l'adolescente di 15 anni uccisa da Vetrana il 26 agosto del 2010. Verranno inoltre mostrate le motivazioni della condanna della famiglia Ciontoli per l'omicidio di Marco Vannini. A seguire, la trasmissione a cura di Siria Magri si occupa di Roberta Ragusa. Dopo l'intervista concessa a Quarto Grado da Antonio Logli, marito della donna scomparsa e condannato nei primi due gradi di giudizio per omicidio volontario e occultamento di cadavere, ci sono ancora quesiti che non trovano risposta. Guarda anche. Morte David Rossi, documenti molto importanti a Quarto Grado. Vicina alla svolta? Video aperte virgolette, photo credits facebook.